Abbiamo fatto analizzare le urine per conoscere il livello di contaminazione da pesticidi nel loro organismo. Siamo tutti e quattro. I limiti accettabili sono la riga orizzontale, fino a quella riga è il limite accettabile. Quindi siamo preoccupati. Il glifosato è l'erbicida più utilizzato al mondo. Cereali, frutta, verdura, giardini, acque di falda, si trova ovunque. Secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, è probabile cancerogeno per l'uomo. Il livello di glifosato nelle urine dei bambini è superiore al valore medio di contaminazione presente nella popolazione di riferimento. In altre parole, è maggiore della media. Per il papà, poi, è particolarmente alto. Vista così, diciamo, è sicuramente preoccupante, sì. Non è leggermente superiore. Sulla scala si vede, si intuisce. Impressionante. Il cloropirifos è contenuto nei principali prodotti agricoli per combattere gli insetti infestanti. Secondo molti studi, agisce sul sistema nervoso centrale, sul sistema circolatorio e su quello respiratorio. Può provocare disturbi della memoria e dell'attenzione, soprattutto nei più piccoli. Per il cloropirifos, la situazione è particolarmente preoccupante per Marta e Giacomo, con concentrazioni superiori al 95% della popolazione di riferimento, ma anche Giorgio e Stella hanno valori sensibilmente più alti della media. Questa non me la spiego, lui è molto molto selettivo nel mangiare, quindi anche le verdure ne mangia poco. Forse perché è più piccolo, cioè ha un'impennata così, è più sensibile rispetto a Stella e a noi. Ma io? Pure. I piretroidi sono utilizzati come pesticidi ad ampio spettro non solo in agricoltura, ma anche come antizanzare e antitarlo. Possono provocare soprattutto disturbi dell'apprendimento. Abbiamo verificato la presenza dei piretroidi analizzando due particolari molecole, CL2CA ed MPBA. Tutti e quattro i componenti della famiglia D sono risultati positivi ai piretroidi. Nel caso di Marta c'è un valore molto elevato della molecola MPBA. Tanto alto da essere riscontrabile solo nel 5% della popolazione di riferimento. Nei bambini, Stella e Giacomo, sono state rilevate quantità sensibilmente superiori alla media di entrambe le molecole. È interessante vedere come ognuno di noi assimila diversamente una sostanza o l'altra, cioè chi è estremamente permeabile a una cosa o impermeabile a un'altra. Ora, con i loro bambini, cominceranno 15 giorni di dieta 100% bio per verificare se un'alimentazione a zero pesticidi cambia i livelli di contaminazione. Sì, dai. Vado a buttare tutto. Dai, ricominciamo.